Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Palworld e in questo video andremo a vedere dove aprire il nostro secondo o terzo accampamento, nel mio caso il terzo accampamento, per quanto riguarda il farming del quarzo. Sul canale trovate già un video che vi mostra dove andare a farmare carbone e metallo insieme. Se volete anche solo metallo, ci sono proprio delle posizioni specifiche dove poter aprire appunto delle basi dove farmare questi materiali. Trovate anche il video per quanto riguarda lo zolfo, quindi dove trovarlo e qual è il posto che io personalmente ho trovato con più giacimenti. E ora andiamo a vedere dove si trova il quarzo, come farmarlo velocemente, come fare grandi scorte. Per me questo sarà un accampamento temporaneo, giusto il tempo di fare parecchia scorta di questo materiale, dopodiché smantellerò questo accampamento, per cui l'ho impostato in maniera tale da non metterci troppe risorse, per cui ho creato ovviamente la base, ho messo una cassa. Ho messo solo 5 letti, gli ho fatto un paio di vasche così termali per andarsi a rilassare, così da non avere problemi. Sì, è vero, sono solo in 5, ne basterebbe una, ma alla fine ho detto ne metto due così sto tranquilla. E ho messo ovviamente 4 dig toys che vanno a distruggere i nostri giacimenti di quarzo, e qui ce ne sono veramente tanti, ne hanno già distrutti due o tre, e qui ce ne sono altri 2, 4, 6, 7, sono veramente veramente tanti. Ho messo un Gritspold che in teoria si dovrebbe occupare di trasportare, ma si è messa a tagliare legna, rimortacci sua, ma vabbè. E poi abbiamo un piccolo deposito di ferro che schifo non fa, quindi farmeremo un altro po' di ferro, di minerale metallico, per cui non ci dispiace. Quindi io l'ho posizionata così, ho messo i 5 letti, io ho messo la cesta per mangiare, io ho portato del cibo, ogni tanto magari quando venite qui resettate il countdown in questo modo, e loro si nutriranno di quello che io metterò nella cesta. Ogni tanto vengo qui, gli piazzo un po' di cibo e loro mangiano, così non ho problemi, non mi devo preoccupare di stare a mettere dei campi, altri pal che si occupano comunque dell'agricoltura, di annaffiare, di raccogliere, di cucinare, chi se ne frega. Farò un bel po' di scorta, ammazza che ammucchiate, regà, bellini che siete. Farò un bel po' di scorta di quarzo e poi leverò l'accampamento, perché comunque, guardate qui, io l'ho fatto da circa, adesso andiamo a vedere, vi dico, sono sì, circa un quarto d'ora, mettendo 4 dig toys in un quarto d'ora, ho già fatto 202 pezzi di quarzo e direi che non è assolutamente male, forse anche meno di un quarto d'ora, forse 10 minuti, che alla fine loro macinano veramente tantissimo, per cui se avete un pal che ha la sola caratteristica di trasportare, io al momento non ce l'ho, ho messo lui così. Perché alla fine ha trasporto, se non sbaglio, di livello 3, appunto. Solo che purtroppo c'è anche taglialegna, però se ci taglia un po' di legna in più, voglio dire, schifo non fa. Vi mostro dove trovarlo. L'accampamento di cui parlo si trova esattamente in questo punto qui. Siamo nella parte nord della mappa. Questo è la pianura degli inizi, quindi da dove iniziamo il gioco, basterà andare su. Vedete? Proprio in questo punto prendetevi un bel pal volante e esplorate quanto più potete la mappa, come sto facendo io. Sto cercando di andare ad aprire tutta la mappa nel minor tempo possibile, per quanto il lavoro mi concede di farlo, ecco. Quindi qui andiamo a creare la nostra base e qui vicino abbiamo Torre della Squadra per la ricerca genetica. C'è una boss fight in questo punto qui, quindi andando un pochino più giù, qui c'è un'altra boss fight con Lillian Nocte e qui c'è proprio il nostro campo per andare a estrarre il quarzo. Se voi vi attivate questo teletrasporto qui, riuscirete praticamente girando dalla parte della torre, quindi andando verso il basso, a sbloccare questo, oppure comunque dal basso, vedete, è molto semplice, perché appunto dalla pianura degli inizi voi potete andare in su, non è assolutamente difficile, ve lo zoomo magari un po' di più, sono sempre da Xbox Serie X, quindi la levetta va un po' come gli pare. Comunque nella parte nord, molto molto semplice, diciamo che da questo isolotto dove possiamo respawnare e moriamo, respawnate qui, attivate questo viaggio veloce, da qui ci arrivate molto facilmente, qui vedete la distanza, non è assolutamente tanta.
in questo modo, giovani, riuscirete a farmare veramente tanto, tanto quarzo, più o meno come la nostra miniera di carbone e minerale metallico, che davvero in una giornata, se lo lasciate anche qui a FK, l'importante è avere una borsa con del cibo all'interno, quindi sbloccate nel ramo tecnologia la borsa. Vi faccio vedere dove. Ecco qui, basta anche la borsa di cibo piccola, potete sbloccarla già dal livello 10, la sbloccate, la craftate e in automatico avrete qui nell'inventario la possibilità di avere con la borsa piccola uno slot dove andare a mettere del cibo, e in questo modo il vostro personaggio e i vostri palli in squadra si nutriranno autonomamente. Per cui se voi volete lasciare il gioco AFK, quindi prendete il pad, lo appoggiate, non fate assolutamente nulla, loro continueranno a macinare, a farmare continuamente. Quindi se dovete fare qualsiasi cosa, mangiare, farvi la doccia, vivere una vita, loro tranquillamente possono farmare il quarzo, il carbone, il minerale metallico e anche lo zolfo. Sul canale trovate tutti i video. Se andate ad applicare questo metodo che io utilizzo spesso mentre lavoro, io lavoro da casa, per cui mentre sto nella zona lavorativa, qui lo lascio a FK, lui continua a farmare tranquillamente e mi ritrovo con migliaia e migliaia di materiali, tant'è che comunque ho farmato un sacco e sono arrivata già a livello 50. Per cui, giovani, fatelo assolutamente se avete la possibilità di farlo, lasciando così veramente vi ritrovate tantissimi materiali in maniera facile e veloce. E in questo modo riusciremo appunto ad avere tanto tanto quarzo. Loro in maniera autonoma vanno a farmare il quarzo. Ovviamente, se non mettete un campo di bacche, dovrete assolutamente ricordarvi di inserire del cibo qui dentro. Per cui, se lasciate FK, ricordatevi, fate un calcolo e lasciate un tot di roba da dare la possibilità appunto ai nostri pal di nutrirsi correttamente. Ovviamente li andate a fare nell'altro campo, ve li portate, il cibo non pesa tantissimo, magari vi fate un 2 o 3.000 bacche cotte, gliele sbattete lì e li lasciate lì a FK a farmare in maniera molto molto tranquilla. Qui si mette a fagò, devi raccogliere la roba, ciccetto, devi raccogliere la roba, ti licenzio. Potrei sostituirlo in effetti. Mi suggerite magari un PAL che abbia il trasporto dei materiali e basta? Sarebbe veramente tanto tanto utile. Io ancora non l'ho trovato, per cui insomma mi manca ancora qualche PAL da recuperare. Sto facendo anche diversi incroci per cercare di andare a creare il PAL con le caratteristiche magari che ricerco, in preparazione magari anche del PvP, o comunque dei pal molto molto forti da portarci in battaglia, ed effettivamente sono riuscita a creare questo Mossada che ha praticamente quattro caratteristiche gialle, quindi le caratteristiche più alte in assoluto, ed ha maestria negli assalti, vi faccio vedere, quindi ha un incremento dell'attacco del giocatore, cioè aumenta il nostro attacco del 10%, ha un attacco aumentato del 20%, lui ha la possibilità di aumentarci del 10% la difesa, poi vabbè, ci è uscito sempre a dieta, resistenza al calo della sazietà del 15%. Questo non è un granché, però direi che le altre tre sono ottime, per cui sto cercando di capire come funzionano gli incroci per cercare di andare a creare appunto il PAL perfetto, per cui arriverà anche un video su questo. Trovate già il video sul canale che vi mostra come far accoppiare i PAL, ma effettivamente ancora non ho ben capito se le caratteristiche gialle si trasferiscono al 100%, se uno dei due genitori o se tutti e due i genitori hanno queste caratteristiche, oppure è tutto totalmente randomico. Per le prove che ho fatto fino ad ora è tutto totalmente randomico, ma comunque vedremo, vi farò sapere, arriverà un video e vi spiegherò come ottimizzare magari anche la creazione delle torte che ci serve appunto per farli accoppiare. Io, giovani, direi che per questo video è tutto, ho parlato anche troppo come al solito. Vi ricordo di recuperare tutti i video presenti sul canale per quanto riguarda Palworld, ci sono diverse guide interessanti. Come al solito iscrivetevi, attivate la campanella, commentate, condividete e lasciate like. Grazie mille a tutti gli abbonati al canale e ai super grazie, e vi do appuntamento al prossimo video.